coinvolgere la cittadinanza e soprattutto i più giovani sui temi della cultura e della legalità, appassionandole al suo fresco profumo. È la missione del Premio Nazionale per la Legalità Paolo Borsellino. I referenti ne hanno illustrato il programma di domani nella città di Pescara. Attività che sono legate a un percorso formativo dei ragazzi affinché ricordino ma si diano da fare. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso i linguaggi molteplici come quello del cinema, come quello del teatro, come quello della formazione e delle testimonianze. L'appuntamento proprio qui raccontato in questa locandina è con la proiezione del film Le Scorte, che faremo domani, insomma, 21 marzo alle 10:30 al Teatro Sant'Andrea, ma anche a Pescara, insomma, in altre province della regione. In questo caso specifico al Sant'Andrea avremo più di 400 ragazzi del liceo scientifico Corradino d'Ascanio, che cosa molto importante è che il 21 marzo è una giornata piena che il premio Borsellino, che società civile svolge, perché avremo un bellissimo concerto della pianista Maria Gabriella Castiglione all'Aurum. Anche lì ci sarà il coinvolgimento dei ragazzi, quindi insomma l'invito è a partecipare e a seguire tutte le attività del premio Borsellino sul sito internet per non perdere tutti questi appuntamenti. La presentazione nella questura di Pescara conferma del forte legame del premio con la Polizia di Stato nel capoluogo adriatico. Questo è il motivo per il quale oggi noi abbiamo ospitato questa conferenza stampa, in virtù proprio del rapporto di collaborazione che ormai da diversi anni sta andando avanti con il Premio Nazionale Paolo Borsellino, che è proprio un'associazione che è ramificata e che è intrecciata molto con la nostra amministrazione della Polizia di Stato, che patrocina anche queste iniziative.